Come lo vorresti un gioco che possa sostituire che sono i capitoli della Seconda Guerra Mondiale sul mondo di storia? Allora, tornando al discorso di chi disegna, chi produce, chi scrive, spesso e volentieri qualche gioco diventa una sorta di esercizio fine a se stesso. Il problema nostro del gioco in Italia è proprio che dovremmo avere una sorta di diffusione capillare a tutti i livelli. Cosa intendo a tutti i livelli? Ci sono nuove generazioni, i 25 anni, i 30 anni, perché noi ormai abbiamo superato i 40 anni e sappiamo cosa vogliamo dal gioco, ma guarda caso, ecco perché poi parlo di diffusione, di mancanza di diffusione, non si riesce a trasmettere questo interesse ai giovani, diciamo alle giovani generazioni, agli adolescenti. Dovrebbe partire tutto da un'adolescenza e poi una sorta di percorso in fila, in divenire. E purtroppo spesso e volentieri l'eccessiva ricerca storica può allontanare più che avvicinare. Allora cosa vorremmo in un gioco? Allora, io come giocatore, che ormai insomma ho un'esperienza più che trentennale, voglio il gioco perfetto, quindi per me ci sia un gioco basato su più fonti storiche, giustamente Alessandro diceva spesso e volentieri il disegnatore si innamora di un libro e poi non esce più dal seminario. E il giocatore non fa caso a questa cosa, il giocatore è una cosa che, a cui fa attenzione è il sistema, però spesso e volentieri quel sistema che hanno voluto rendere perfetto allontana i giocatori e probabilmente noi dovremmo da giocatore un gioco che sposa la realtà storica ma nello stesso tempo sia facilmente comprensibile non da noi che siamo ormai tra virgolette eccessivamente tecnici delle volte, ma un gioco che riesce a far conoscere la storia in una maniera non dico semplice ma in termini basici che possono essere recepiti da una larga platea. Apposta, io prima ho detto occhi di nicchia, continuiamo a essere occhi di nicchia anche se abbiamo personaggi di spessore e abbiamo personaggi di spessore in questo hobby, non abbiamo però quella diffusione che ci permetterebbe di sfondare, e questo non è il discorso che faccio adesso, ma io lo faccio da, lo sa benissimo di gioco, io lo faccio da notte dei tempi. Cosa vorremmo trovare sulla tua storia? Questo un game allegato alla tua storia? Io una cosa dico, io non insegno storia, quindi non mi arrischio a criticare o a essere polemico nei confronti di quella storia, ma quando tu analizzi il libro che può essere utilizzato durante l'anno, spesso mi chiedo che di storia mancano quelle mappe geografiche, per esempio, che potrebbero dare una sorta di quadro complessivo all'alunno o all'alunna. E io lo vedo tutti i giorni quando entro in classe. Se io ho 3-4 mappe geografiche, almeno riesco a spiegare, lo dico in inglese, the Revolutionary War, cioè la guerra di indipendenza americana, in una maniera più completa. Delle volte io non ho nemmeno una mappa geografica in classe, o meglio, ho quella dell'Italia di 20 anni fa, ok? E uno può dire, ma perché non lo spieghi The Revolutionary War? Beh, perché prima di tutto attraverso la storia vado a diffondere l'inglese e quindi unisco l'utile al dilettevole, il mio interesse, cerco di trasmettere la storia in un'altra lingua, e, insomma, se dal mio punto di vista ho raggiunto il massimo. È il problema che non ci sono proprio i mezzi. E i libri, giustamente, cosa vuoi un libro? Un libro il più schematico possibile, che purtroppo le nuove generazioni non approfondiscono. È chiaro che l'approfondimento viene con l'età, e noi acquisiamo una certa coscienza critica nel corso degli anni, però già all'inizio, già si parla, quando noi spieghiamo, quando dobbiamo noi valutare, già nelle nostre griglie, le cosiddette valutazioni, abbiamo coscienza critica. È difficile svegliare la coscienza critica, però l'immagine. Quindi spesso e volentieri in un libro di storia, ma anche in un libro di inglese, magari un'immagine messa a fianco a una specie, a una sorta di descrizione completa, forse volontaria. Quindi diciamo sposare la grafica, ecco, Nicola giustamente, lui è disegnatore, sa benissimo l'importanza della grafica, la grafica che colpisce, che rende quell'idea
che puoi ricordare, se la grafica accattivante ricordo meglio, insomma in questo caso la comunicazione visiva deve essere sottolineata ampiamente, più della comunicazione scritta, sposando la comunicazione scritta e visiva si raggiungono splendidi risultati. Spesso nei libri di storia vedo che comunque si perdono nelle parole molto prolussi, però manca proprio la rappresentazione e manca secondo me anche una sorta di rinnovamento della concezione della storia. Tu sei docente di storia, quindi penso che tu puoi affrontare e sai benissimo di quello che sto parlando, ma la stessa cosa si riscontra in generale nei libri di qualsiasi fattura, che siano libri di inglese, che siano libri di italiano. Molte parole, poca rappresentazione grafica, poca ricerca di nuove strade, di nuovi metodi comunicativi. Ecco, nuovi metodi comunicativi. Spesso e volentieri si accusano i docenti di essere anziani, che si sono attaccati a strutture diciamo precedenti. Sì, è vero, però spesso e volentieri si dimentica che molti docenti che vorrebbero fare qualcosa di nuovo, questi docenti vengono, scusate, vengono tappate le ali. Quindi, torno al discorso di prima, c'è una sorta di, diciamo, una sorta di ripensare l'istruzione, di ripensare alla base certi aspetti del gioco, c'è bisogno di ripartire da zero. Come, insomma, delle volte lo dice, il sistema non è che non funziona, il sistema andrebbe modificato proprio per andare incontro alle nuove generazioni. Rivedere certi libri, non è che sono i libri sono scritti male, sono creati, sono semplice docente, non sono scrittore, quindi non vado a toccare l'importanza o la capacità di tenere scrittore, però veramente bisognerebbe ripensare determinate i nostri strumenti didattici, spesso il tempo dovrebbero essere ripensati. E insomma a scuola, ripeto, quando entri in classe, tu vedi quelle classi spoglie. E non parlo di una scuola in cui, insomma, cerco di trasmettere l'inglese, cerco di trasmettere anche l'amore della storia attraverso l'inglese, però gli strumenti mancano in scuola. E non è colpa delle imprese, è proprio perché ci sono pochi mezzi e quindi certe nostre grandi idee non possono nascere. Sì, un buon libro può aiutare. Sarebbe bellissimo avere nelle classi strumenti che a supporto del libro, ripeto, una sorta di avere un computer, una lavagna decente e un sistema elettronico decente potrebbe aiutare l'istruzione in maniera cosa che noi non possiamo disporre. Quindi, tornando al discorso, deve proprio partire la nuova generazione questo nuovo interesse, ma quelli che vorrebbero non possono. Il lavoro di Alessandro, che chiaramente lui è scrittore, quindi fa la ricerca storica, della diffusione della storia potrebbe essere diffuso a qualsiasi livello di scuola superiore, parlo sempre di una scuola superiore perché non è il mio campo, la scuola media e la scuola elementare. Penso che anche lì, io mi ricordo che leggevo di un maestro americano che aveva portato il suo gioco a ragazzini di 8-9 anni, l'aveva proiettato alla parete per un mese, aveva sperimentato e ne era rimasto entusiasta. Quindi non mi limiterei poi a fare un discorso di età, perché poi alla fine, io penso che se noi avessimo di fronte un buon maestro di età, direi: guardate che possiamo farlo anche con i ragazzini dai 16 anni, non solo con i ragazzi nell'età adolescente. Quindi c'è tanto da fare. Però ripeto, torno alla legalità del sistema. Torno anche, prima parlavamo dell'importanza dell'inglese, alla poca distinzione. Siamo nel mercato globale, l'inglese non è un fatto di Italia, l'inglese dovrebbe conoscere chiunque, almeno a livello base. E è proprio la mancanza, questa mancanza di conoscenza dell'inglese è la nostra mancanza culturale. Il gioco è cultura in ogni caso, su questo non ci piove. Prima abbiamo parlato di letteratura, d'accordo, poi. Poi si parla sempre di gioco, però per questo è un altro qualche volta. E niente, si vede questa sorta di muro che abbiamo, e il muro lo vediamo nelle nuove generazioni. Quando ti metti a spiegare un gioco ai ragazzi di 20, 22 anni, 24, che hanno una certa attenzione, vogliono, ma si vede che al di là della loro attenzione scema dopo 10 minuti.
Però si vede che manca la motivazione, probabilmente dettata da sbagliate ragioni, e forse apprenderanno dopo quello che hanno perso, però essendo un minimo nulla. E questa crescente, e uso il termine ignoranza, in questo fenomeno non si sta fermando, anzi sta dilagando. E quando io vorrei, ecco, quando gioco mi trovo sempre, se magari devo spiegare il sistema, trovo sempre ragazzi di un certo livello culturale, però sono sempre la migliore parte. La grande maggioranza non si siede al tavolo da gioco, e se si siede è solo per meno passatempo, non approfondisce niente. E noi, io dico sempre, un board game storico, un gioco da tavolo storico, ci sono anche i giochi a tavolo generici. E noi forse adesso stiamo vivendo una seconda giovinezza grazie anche al successo in generale del gioco da tavolo. Però chi si avvicina al gioco da tavolo, che sia generico, nel senso che insomma abbraccia molti campi, che sia chi nello specifico gioca a tavolo storico, spesso e volentieri non ha questa profondità culturale. Quindi è difficile, molto difficile. Io sono convinto, e io amici miei, noi viviamo a Latina, insomma, abbiamo capito che forse bisogna prima che giocare, sì, noi abbiamo piacere di giocare, ma non dobbiamo limitarci al gioco, dobbiamo diffondere, perché un conto è ritrovarsi con il gioco di Nicola con due persone, un conto è ritrovarsi col gioco di Nicola con 20 persone, in caso il numero fa la forza. Ecco, quando raggiungeremo questo numero di persone, forse potremmo dire ci siamo riusciti. E quindi difficile. Io va bene, da esempio il giocatore a un certo punto con altri 4 cinesi siamo andati in faccia, sì, però qui noi continuiamo a giocare, ma non vedo facce nuove. Quindi forse è il momento di fare qualcosa. Speriamo, io dico solo speriamo e continuiamo su questa strada. Forse qualcosa cambierà, giustamente non dobbiamo mollare. E l'esempio viene dai paesi dell'oceano, anche se loro adesso ce lo lasciano in aria, anche loro hanno una crisi a livello di istruzione non indifferente, non è che tutta l'erba del vicino è così verde. In ogni caso, ripeto, questa sorta di istruzione, cultura e gioco è molto più elevata, cioè si rendono conto dell'importanza del gioco. Basta andare in Germania, basta andare in Francia, è la nostra tradizione italiana che deve crescere.